Sul nostro pianeta ci sono numerosi punti caldi in cui oggetti non identificati e alieni vengono scorti con allarmante regolarità. Ma un circoscritto numero di luoghi ha qualcosa in più. Sono famosi per strani fenomeni fisici e paranormali, oltre all'attività extraterrestre. Stava scattando una foto alla figlia di 5 anni e nella seconda foto, sullo sfondo, c'è un astronauta. Ma chi viene prima? Le zone o gli UFO? Le hanno create gli alieni? O c'è qualcosa in questi luoghi che li attrae? E soprattutto, rappresentano un pericolo per il pianeta Terra? Seguiteci e gli sconvolgenti segreti delle più famose zone di avvistamenti vi saranno rivelati. Un progetto su scala globale ha avuto inizio. I dossier segreti che documentano tutti gli avvistamenti di UFO degli ultimi decenni sono ora di dominio pubblico. Stiamo per scoprire la verità dietro a questi documenti riservati, quello che il governo voleva nasconderci. Dossier segreti sugli alieni, che rivelano i più grandi segreti del pianeta. Centro test nucleare di Woomera, Australia, 15 luglio 1960. Un ufficiale della sicurezza vede una strana luce bianca che attraversa il cielo di sera. Man mano che si avvicina, la luce assume un colore rossastro e l'uomo crede che si tratti di una mongolfiera in fiamme. Altri 4 soldati avvistano lo stesso oggetto non identificato durante il suo passaggio indisturbato. Quindi scompare nella notte. Viene aperta un'indagine per scoprire come un velivolo abbia potuto penetrare lo spazio aereo più riservato d'Australia. Ma alla fine, l'identità del velivolo e il suo scopo restano un mistero. L'episodio è solo uno dei tanti avvenuti al campo per test nucleari di Woomera all'inizio degli anni 60, ma niente avrebbe potuto preparare il suo personale agli scioccanti eventi della primavera del 1964. Dossier segreto. Il caso dell'astronauta di Woomera. Cambria, Inghilterra, 23 maggio 1964. Il vigile del fuoco Jim Templeton sta facendo una scampagnata con la figlia di 5 anni, Elizabeth. I due si fermano vicino alla cittadina di Bourke-by-Sands per scattare alcune fotografie. È un ricordo lieto per entrambi, finché non sviluppano il rullino. Guardando le fotografie, Templeton resta scioccato nel vedere quello che sembra un astronauta sullo sfondo alle spalle della figlia. Non aveva mai visto nulla di simile prima di quel giorno. Templeton porta la fotografia al giornale locale e in poche ore l'immagine appare sulla stampa mondiale, inclusa quella australiana. 24 maggio. Un giorno dopo l'incontro ravvicinato di Templeton, il centro per i test nucleari di Woomera si accinge a lanciare l'arma più controversa della Gran Bretagna. Woomera era il luogo in cui venivano eseguiti i lanci di prova del Blue Streak, che era il primo missile balistico intercontinentale della Gran Bretagna. Originariamente progettato negli anni 50 come arma nucleare, il missile Blue Streak è stato riprogrammato come veicolo di lancio nel quadro del crescente programma spaziale europeo. Ma appena il propulsore sta per accendersi, accade qualcosa di straordinario. È stata provata l'esistenza di un video. Due uomini dello spazio vestiti di bianco che correvano attraverso la piattaforma di lancio, l'area di lancio del missile britannico. Le due figure misteriose scompaiono senza lasciare traccia. Il personale di Woomera rimane a bocca aperta, ma questo è solo l'inizio. Quando le foto di Templeton iniziarono a circolare, i giornalisti notarono immediatamente la somiglianza tra le due creature e il loro modo di vestire. Templeton stesso affermò che le creature apparse nel video sembravano identiche alla creatura che si presentava sullo sfondo della fotografia di sua figlia. Poco dopo emerge un altro collegamento inquietante tra i due episodi, quando viene rivelato che l'impianto di assemblaggio del missile Blue Streak si trova proprio a Cambria, non lontano da dove Templeton ha scattato la fotografia. La cosa tanto strana sugli uomini dello spazio di Woomera è capire perché queste creature, ammesso che fossero davvero lì, abbiano interrotto il lancio di prova di un missile top secret. Sulla Terra
Ci sono numerose zone di avvistamenti, regioni dove l'intensa attività degli UFO coincide con strani e inspiegabili eventi a terra. Alcune di queste zone sono vicine a installazioni militari con il più alto livello di sicurezza al mondo, portando molti a credere che in qualche modo i due fenomeni siano legati. Tuttavia, altre hanno una natura diversa e più misteriosa. Zaostrovka, Russia, 16 settembre 1989. Gli abitanti di questa cittadina portuale vedono con stupore sei oggetti di forma ovale apparire nel cielo mentre inseguono un settimo UFO più scuro. La sorpresa si trasforma presto in terrore quando gli inseguitori aprono il fuoco sulla preda. Durante l'inseguimento acrobatico, gli UFO salgono così in alto in cielo da essere visti anche dalla città di Perm, a 10 km di distanza. I sei inseguitori accerchiano il disco scuro e mettono a segno il colpo finale. Gli aggressori svaniscono, mentre la vittima precipita in una palude all'interno della più famosa zona UFO di tutta la Russia. Dossier segreto. Il caso del Triangolo M. Il Triangolo M è una zona sperduta a 950 km da Mosca. La zona limitrofa alla cittadina di Molibka è famosa per frequenti episodi che restano ancora inspiegati. Gli abitanti del luogo riferiscono di aver visto regolarmente strani oggetti in cielo e strani esseri simili a fantasmi aggirarsi ai limiti della foresta della zona. Sebbene non sia una zona ufficialmente riservata, l'esercito russo consiglia ai visitatori di evitare il Triangolo M. Questo non ha però impedito a investigatori indipendenti di entrare nella zona pericolosa per cercare di svelare i suoi segreti. Molte persone che hanno visitato il Triangolo M riportano fastidiose allucinazioni uditive e intense ondate di paura. Il giornalista Pavel Mukortov è entrato nella zona con un gruppo di investigatori per documentare gli strani avvenimenti lungo il suo confine. Molti del gruppo si sono presto sentiti male, ma Mukortov ha sperimentato qualcosa di molto diverso. Se n'è andato dal triangolo con la strana sensazione di avere in qualche modo acquisito una grande conoscenza in materia di ingegneria fisica e aerospaziale. Nei mesi successivi a questa esperienza si è candidato al programma spaziale sovietico ed è stato ammesso nonostante non avesse nessuna esperienza precedente nel settore. Cosa si nasconde dietro questi strani eventi nel Triangolo M? Gli sforzi di investigatori come Mukortov hanno svelato qualcosa di scientificamente unico in quella zona. Il normale campo elettromagnetico terrestre sembra sfidare le leggi della natura. C'è forse un qualche principio elettromagnetico alla base delle zone UFO di tutto il mondo? Ceballos, Messico, settembre 1976. Questa città nel deserto si trasforma in un coro agghiacciante di latrati quando tutta la popolazione canina all'improvviso si mette ad abbaiare e a ululare. I cittadini sconcertati si precipitano per strada dove con grande stupore vedono un enorme UFO lungo circa 300 metri sospeso in cielo. I latrati e gli ululati vengono spenti in fretta da un ronzio pulsante proveniente dall'astronave. Secondo un testimone oculare, una parte copriva tutto il suo quartiere e l'altra si perdeva in lontananza, quindi era davvero molto grande. La nave volteggia per un momento, prima di scomparire in una famigerata zona desertica vicina con una lunga storia di attività UFO e altri incidenti inspiegati. Dossier segreto. Il caso della zona del silenzio. A 650 km a sud del confine statunitense si estende una vasta fascia di terra arida conosciuta come la zona del silenzio. La zona si è guadagnata questo nome a seguito di un incidente avvenuto nel 1970 in cui un missile di prova Athena, lanciato da una base nello Utah, si è schiantato su questa pianura desertica. Un'unità americana inviata per recuperare il relitto si accorge che le radio e tutti i dispositivi elettrici sono diventati misteriosamente inoperativi una volta giunti in zona. Studi scientifici successivi hanno rivelato che nella zona c'è un inconsueto livello di magnetite che si ritiene essere giunto lì molto tempo prima, dopo la caduta di un numero insolitamente grande di meteoriti. L'intenso campo elettromagnetico generato dai depositi di magnetite della zona
spiega l'interferenza con i dispositivi. Gli alieni sono attratti dalla presenza o dall'assenza di elettromagnetismo nelle zone UFO? O sono i responsabili di questi strani valori? Se pensiamo a tutte le storie sugli alieni, ancora non è chiaro se sono qui per salvarci o sterminarci. Tra poco abbiamo indagato sul mistero del magnetismo e scoperto prove scioccanti secondo cui le zone UFO farebbero parte di un complotto alieno più ampio. Restate con noi e scoprirete i più sconvolgenti segreti dell'universo. Proseguiamo le nostre indagini. Sempre più prove suggeriscono che sul pianeta Terra esistano numerose zone di avvistamenti UFO in cui si verificano strani fenomeni fisici e paranormali, oltre a presunte attività aliene. La domanda è: sono stati gli alieni a creare queste zone? O c'è qualcosa che li attira? Diversi esperti hanno osservato strani valori elettromagnetici in molte di queste zone. Questa energia potrebbe essere il segreto che si cela dietro le zone UFO di tutto il mondo? E se sì, perché? Lago de Colbún, Cile, maggio 1998. 30 testimoni riferiscono l'apparizione di un grande UFO a forma di disco sulla diga idroelettrica più grande del paese, a circa 190 km dalla capitale, Santiago. Gli spettatori descrivono l'oggetto come scuro e con una grossa luce arancione alla base. L'oggetto resta sospeso immobile nell'aria per circa 20 minuti prima di scomparire oltre le Ande. È solo l'ultimo di una lunga serie di avvistamenti in zona. Vengono avvistati regolarmente oggetti che emergono dall'acqua vicino a una centrale idroelettrica non lontana e spesso sembrano risucchiare corrente dalle linee elettriche come se si stessero rifornendo. Prima della costruzione della centrale, la zona aveva subito diversi blackout. Ora si verificano fino a 3 interruzioni a settimana. Quanta energia serve a una nave spaziale che va a 5.000 km orari, 10.000 km orari? Ovviamente un'enorme quantità di energia. È questa la risposta al mistero delle zone UFO? Gli alieni ne usano alcune, come il lago di Colbún e Vumera, come fonte di energia? E altre, come il triangolo M, rappresentano il nascondiglio ideale per le navi spaziali? Oggi il Cile è la quinta nazione in assoluto per avvistamenti di UFO da quando questi sono iniziati a essere censiti. È un numero stranamente alto per un paese con una popolazione relativamente esigua. Inoltre, l'approccio del governo a questo fenomeno è poco comune. Di recente ha autorizzato l'apertura del primo percorso che attraversa la zona in cui sono stati fatti più avvistamenti nella nazione e continua a incoraggiare i visitatori a cercare strani oggetti nel cielo. Perché un governo dovrebbe incoraggiare i suoi cittadini a incontrare esseri provenienti da un altro mondo? La risposta potrebbe trovarsi in un'altra zona UFO a migliaia di chilometri a nord. Dossier segreto. Il caso di St. Louis Valley. St. Louis Valley, Colorado, 1993. Il radar NORAD intercetta una serie di segnali misteriosi in un periodo di 2 settimane che fanno pensare al bagliore di proiettili ad ampio raggio o addirittura al lancio di missili. Gli elicotteri controllano la zona, ma non trovano niente. Le autorità sono confuse, ma gli ufologi non sono sorpresi. Sanno che la zona tra il Colorado e il New Mexico è stata una zona UFO molto attiva per decenni. Settembre 1967. Gli allevatori della St. Louis Valley fanno una scoperta orribile. Trovano un cavallo morto nel King Ranch ai piedi del Monte Blanca. È stato completamente scuoiato dal muso fino alle spalle. Gli sono stati asportati cervello e cuore. E c'è uno strano odore di antisettico che fa pensare che il cavallo sia stato sottoposto a una dissezione meticolosa. Il mistero si infittisce quando gli investigatori trovano nella zona una serie di tracce enormi non identificate. La proprietaria del cavallo, Nellie Lewis, dice alla stampa locale che gli UFO sono responsabili della morte del cavallo, profetizzando che un giorno torneranno in massa. E secondo le denunce,
aveva ragione. Dulce, New Mexico, 24 marzo 1978. L'allevatore Manuel Gomez scopre la carcassa di un vitello morto da poco. Gli organi genitali dell'animale sono stati asportati con una precisione chirurgica che va ben oltre i risultati della più sofisticata tecnologia laser moderna. Negli anni, Dulce ha assistito a numerosi episodi rimasti senza una spiegazione. Giravoce dell'esistenza di una base segreta nella zona e nessuno sa da chi sia controllata. Io credo che se i militari venissero catturati e ricevessero la tecnologia aliena, vorrebbero a tutti i costi tenerla per sé. Perché, ammettiamolo, chiunque sia in possesso di tecnologia aliena all'avanguardia, in pratica governerebbe il mondo. Le prove suggeriscono che le zone UFO del mondo possano essere dei punti di congiunzione in vista di un piano alieno contro il pianeta Terra. E secondo gli avvistamenti fatti nel deserto del New Mexico, gli alieni non agirebbero da soli. Dulce, New Mexico, agosto 1979. Phil Schneider è un ingegnere militare che lavora per una unità assegnata alla costruzione di una serie di tunnel a sud-ovest di Arculeta Mesa. Nel sottosuolo resta scioccato nel vedere un essere alieno alto più di 2 metri e molti altri che conducono operazioni in una base sotterranea. Comincia una sparatoria. Quando la polvere si posa, la caverna è piena di cadaveri alieni e umani. Com'è possibile che una razza aliena sia riuscita ad avere una base così vicino a un'installazione militare americana di massima sicurezza? Secondo Phil Schneider, la risposta è semplice. Il governo lo sapeva. Loro erano sistemati lì, anche se sembra impossibile crederci, da almeno 400 o 500 anni. Meno di un anno dopo aver reso pubblica la sua storia, Phil Schneider viene trovato morto nel suo appartamento. Ufficialmente la sua morte è stata archiviata come suicidio, ma molti ritengono che sia stato assassinato perché sapeva troppo. Altri informatori da allora hanno scoperto prove di un laboratorio segreto pieno di orrori inimmaginabili. Gli esseri umani erano tenuti in gabbie, imprigionati. C'era molta sofferenza. È questo il segreto terrificante che si nasconde dietro le zone UFO di tutto il pianeta? Sono luoghi dove gli alieni e gli umani cospirano insieme contro il resto del mondo? E se fosse vero, quanto ci vorrà prima che questa cospirazione diventi un'aggressione concreta? Lavorano con l'esercito degli Stati Uniti che li protegge. Lavorano insieme agli scienziati degli Stati Uniti. E in questa base raccolgono organi di esseri umani. Mutilano il bestiame. Ma la cosa più spaventosa è che mutilano anche gli esseri umani. Li dissezionano per raccogliere un enorme numero di organi umani che usano per condurre ricerche sulle cellule staminali e sul DNA e creare una nuova specie. Continuate a seguirci e scoprirete i più grandi segreti dell'universo. Da decenni, una rete globale di esperti ufologi fa pressione sui leader mondiali affinché rendano pubblici tutti i documenti top secret riguardanti gli UFO e la presenza di alieni sulla Terra. Oggi, alcuni segnali spingono molti a pensare che la verità potrebbe essere portata alla luce molto presto. Forse questa generazione sarà la prima a rispondere a quella grande e fondamentale domanda: siamo soli nell'universo? Quali sono questi segnali? Quando succederà? E cosa significherà per il futuro del genere umano? Seguiteci. E le prove che i governi mondiali si stanno preparando a rendere pubblica l'esistenza della vita aliena vi saranno rivelate. Un progetto su scala globale ha avuto inizio. I dossier segreti che documentano tutti gli avvistamenti di UFO degli ultimi decenni sono ora di dominio pubblico. Stiamo per scoprire la verità dietro a questi documenti riservati. Quello che il governo voleva nasconderci. Dossier segreti sugli alieni, che rivelano i più grandi segreti del pianeta. Phoenix, Arizona, 13 marzo 1997. Diversi abitanti della capitale nel deserto assistono stupefatti alla comparsa di un impressionante spettacolo di luci nel cielo notturno.
sono lontane, a nord, e sembrano stare immobili a mezz'aria. Ma chi si trova più vicino al fenomeno nota che le luci non sono ferme. Nei pressi del confine del Nevada, alcune persone riferiscono di aver visto un gigantesco UFO a forma di V, adorno di luci, sfrecciare nel cielo. Migliaia di curiosi lo vedono sorvolare un'area della lunghezza di quasi 500 chilometri tra Phoenix e Tucson. Decine di testimoni oculari realizzano impressionanti filmati dell'oggetto. Il giorno dopo, le luci di Phoenix occupano le prime pagine della stampa nazionale. L'evento suscita un'ondata di eccitazione. Un evento ufologico di tali proporzioni è incredibilmente raro. Di solito gli avvistamenti UFO si verificano in aree non molto popolate. E i testimoni sono forse 4 o 5, non di più. In questo caso parliamo di centinaia di testimoni, in una città molto grande come Phoenix. È un evento rarissimo. Un'altra caratteristica unica dell'evento è che l'oggetto è stato immortalato da molte telecamere e da diverse angolazioni. In genere disponiamo solo di un documento video da analizzare. Nel caso delle luci di Phoenix abbiamo a disposizione molte angolazioni, molte telecamere e molti testimoni. Era tutto vero. Si tratta di un avvistamento di massa riguardante un oggetto che non è possibile spiegare in nessun modo, che ha prodotto migliaia di testimonianze attendibili e decine di filmati che coincidono tra loro. Molte persone sono certe che finalmente il mondo ammetterà l'esistenza degli UFO. Ma l'aviazione militare statunitense dichiara che il secondo gruppo di luci avvistate erano Bengala, lanciati durante un'esercitazione da aerei militari decollati dal Barry Goldwater Range nell'Arizona sud-occidentale. Come può il governo negare queste prove portate da un numero così alto di testimoni? Qualche anno prima, un altro avvistamento di massa, questa volta in Europa, promette di rendere più vicino il momento della verità sugli UFO. Dossier segreto. Il caso dell'ondata belga. Eupen, Belgio, 29 novembre 1989. Due agenti della polizia di pattuglia lungo una strada di campagna, al calar della sera, vedono un campo illuminato da una luce così intensa che, come dichiareranno in seguito, avrebbero potuto facilmente leggere un giornale. Giunti sul posto, sono sconcertati da quello che vedono. Un enorme UFO triangolare nel cielo sopra di loro. Sul lato inferiore ha una luce a ogni vertice e una sorta di faro lampeggiante rosso al centro. L'UFO inizia a fluttuare silenziosamente verso Eupen, seguito dai poliziotti. Quindi si ferma sulla città per più di 30 minuti. Quella notte, circa 1500 persone, tra cui almeno 13 poliziotti, riferiscono di aver visto l'UFO. È uno dei più sensazionali avvistamenti di massa della storia. Ma per il Belgio è soltanto l'inizio. Nei due anni successivi, la nazione assiste a un'ondata di avvistamenti UFO senza precedenti, che lascia esterrefatti gli esperti. I velivoli non identificati rientrano in due categorie: il triangolo visto a Eupen e la cosiddetta portaerei capovolta, come verrà soprannominata. Quando l'ondata degli avvistamenti si conclude nel 1991, ben 13.000 persone affermano di aver visto almeno un UFO. Gli scettici affermano che gli oggetti sono aerei stealth dell'aviazione statunitense impegnati in manovre di routine. Ma le forze armate americane negano la presenza dei loro velivoli nell'area durante il periodo degli avvistamenti. Le luci di Phoenix e l'ondata belga rappresentano due momenti in cui le autorità mondiali avrebbero potuto porre fine alla negazione della verità una volta per tutte. La domanda è: perché non l'hanno fatto? Cosa hanno da temere? Roswell, New Mexico, 2 luglio 1947. Gli abitanti di questa città nel deserto avvistano un rilucente oggetto di forma discoidale che precipita dal cielo a una velocità incredibile. Pochi istanti dopo, l'oggetto svanisce dietro un bosco a nord-ovest della città. Il mattino seguente, un allevatore scopre una scia di detriti metallici non lontano da dove il disco volante è stato visto scomparire la notte prima. Raccoglie alcuni di questi strani rottami e li porta all'ufficio dello sceriffo della zona. Lo sceriffo contatta subito la base dell'aviazione militare di Roswell, comunicando che c'è stato un incidente aereo, e la base invia un investigatore per esaminare i detriti.
Il giorno dopo, il comandante della base fa un annuncio storico. Con la sua dichiarazione, praticamente l'esercito ammise che quel giorno a Roswell si era schiantato un disco volante e dichiarò di averlo recuperato. 8 luglio 1947, l'aviazione militare ha annunciato il ritrovamento di un disco volante che è attualmente custodito dalle forze armate. L'annuncio è una bomba. L'America ha recuperato una navicella spaziale aliena. La notizia viene immediatamente riportata dalla stampa internazionale. Le forze armate sembrano colte alla sprovvista da tutta quella curiosità e si affrettano a sviare l'attenzione mondiale. Dopo aver annunciato di aver recuperato un disco volante, le forze armate smentirono la notizia affermando che si trattava soltanto di un pallone sonda. Ma c'era un problema che ancora oggi il governo non è riuscito a risolvere a 60 anni di distanza. E cioè, c'erano dei testimoni e uno si fece avanti, affermando di aver visto dei cadaveri all'aeroporto militare di Roswell. Secondo i testimoni, molti dei dettagli riguardanti il caso di Roswell non sono mai stati pubblicati sulla stampa. Molti testimoni oculari quella sera raggiungono il luogo dello schianto per indagare, ma trovano l'area sigillata da posti di blocco militari. I soldati di guardia hanno un messaggio raggelante per chiunque si avvicini. Disse: mettetevelo bene in testa, non avete visto niente. Non siete mai stati qui. Non sapete niente. E aggiunse: potremmo portarvi in mezzo al deserto e nessuno ritroverebbe mai i vostri corpi. Di voi resterebbe solo un mucchio di ossa e nessuno saprebbe che fine avete fatto. Alla fine, le minacce hanno effetto e il clamore che circonda Roswell si placa. Ma pochi anni dopo si verifica un incidente ancora più sensazionale e il governo americano si ritrova ancora una volta con una patata bollente tra le mani. Dossier segreto. Il caso del carosello di Washington. Washington DC, 1952. La guerra fredda è in pieno svolgimento e il cielo sulla capitale degli Stati Uniti è lo spazio aereo più sorvegliato del pianeta. Ma nella notte del 12 luglio, un controllore di volo dell'aeroporto internazionale di Washington rileva sul radar 7 oggetti volanti non identificati a sud-ovest della città. Un collega entra in contatto visivo con uno degli oggetti e lo descrive come una vivida luce arancione. Poco dopo, un pilota che si accinge a decollare comunica via radio alla torre di controllo la presenza di 6 luci in rapido movimento a poca distanza. In quel momento, le luci sfrecciano in direzione della Casa Bianca e del Campidoglio. Un testimone descrive i loro movimenti come completamente diversi da quelli di qualsiasi velivolo convenzionale. I caccia vengono mobilitati e partono all'inseguimento degli oggetti. Ma prima di poterli intercettare, gli UFO svaniscono nel nulla. Questo non è l'ultimo avvistamento di luci misteriose nel cielo di Washington. Onda dopo onda, continuano a minacciare l'aria per altre 3 settimane prima di scomparire una volta per tutte. La città, terrorizzata, chiede risposte al governo. Quello che la popolazione non sa è che le forze armate americane sono già impegnate nel Project Stork, un'indagine su ampia scala sugli avvistamenti UFO negli Stati Uniti per individuare un denominatore comune che consenta di prevedere le successive apparizioni. Dallo studio emerge che il numero degli avvistamenti UFO cresce a un ritmo allarmante. Messo con le spalle al muro dal carosello di Washington, il governo fa un annuncio sorprendente. Non abbiamo rilevato nessuno schema, intenzione o caratteristica tali da farci pensare ad una possibile minaccia contro gli Stati Uniti. Si tratta di una dichiarazione che implicitamente conferma l'esistenza degli UFO, ma nega che il governo conosca la loro natura o la loro origine. Oggi, molti esperti credono che il governo volesse tentare di placare i timori dell'opinione pubblica e allo stesso tempo proteggere un programma di armamenti top secret basato su tecnologie sviluppate a Roswell. Tecnologie che renderebbero l'America la nazione più potente del pianeta. Passeranno 40 anni prima che il mondo torni a essere altrettanto vicino alla rivelazione della verità. Tra poco indagheremo su un avvistamento di massa che ha costretto il governo britannico a rendere pubblici i suoi documenti più segreti. Restate con noi e scoprirete i più sconvolgenti segreti dell'universo. Proseguiamo le nostre indagini.
Molti ufologi ritengono che le autorità mondiali siano sul punto di rivelare tutto quello che sanno sulla vita extraterrestre. Gli Stati Uniti hanno velatamente ammesso la sua esistenza negli anni 50, ma il mondo dovrà aspettare altri 40 anni prima che una nazione renda pubblici i suoi documenti sugli alieni. Somerset, Inghilterra, 30 marzo 1993. Un agente di polizia che accompagna un gruppo di scout in un'escursione avvista un bizzarro oggetto volante che descrive come due Concorde in volo uniti tra loro. Poco dopo, la linea dedicata alle segnalazioni di UFO del Ministero della Difesa è inondata di chiamate da tutto il paese. A dirigere l'ufficio a quell'epoca è Nick Pope. Si trattò di un'ondata di avvistamenti in tutto il Regno Unito che si protrasse per un periodo di circa 6 ore. Si fecero avanti decine di testimoni, tra cui numerosi agenti di polizia e membri dell'aviazione militare. Un pilota militare con 8 anni di esperienza mi descrisse un oggetto che, a suo dire, non somigliava a nulla che avesse visto in tutta la sua carriera nell'aviazione militare. Si tratta di un gigantesco UFO triangolare che dirige un raggio luminoso verso il suolo, come se stesse cercando qualcosa. L'enorme velivolo si muove lentamente verso la base aerea, per poi improvvisamente spegnere il raggio e sfrecciare via a una velocità incredibile. Quando interrogai il testimone il mattino seguente l'avvistamento, gli tremava ancora la voce. Il Ministero della Difesa è da sempre scettico riguardo all'esistenza degli UFO. Ma l'altissimo numero di testimoni dell'avvistamento di Cosford non lascia al Ministero altra scelta che ammettere che uno o più oggetti non identificati di origine ignota hanno operato nei cieli del Regno Unito. Il caso di Cosford stimola una campagna senza precedenti che invoca la pubblicazione di tutto quello che il governo britannico sa sulla presenza di alieni nei cieli della nazione. Nel 1998, il primo ministro Tony Blair convoca una riunione a porte chiuse sui rischi connessi alla pubblicazione di informazioni riguardanti gli UFO. Gli viene riferito che il ministero rimane aperto alla possibile esistenza di forme di vita aliena. L'atteggiamento del governo britannico riguardo agli UFO sta cambiando e questo conduce alla più sensazionale ammissione mai fatta da una istituzione ufficiale. Dossier segreto. Il caso degli X-Files britannici. Il Ministero della Difesa del Regno Unito inizia a documentare gli avvistamenti di UFO nello spazio aereo nazionale negli anni 50. Tutte le informazioni raccolte, potenzialmente esplosive, rimangono sotto chiave. Ma nel 2000 il governo britannico emana il Freedom of Information Act, che garantisce all'opinione pubblica l'accesso a una raccolta di X-Files accumulatasi nell'arco di quasi 60 anni. Sono così rese pubbliche milioni di pagine che svelano decenni di sistematica disinformazione sugli UFO da parte del governo. Esistono documenti che dimostrano come, in maniera consistente, nel corso degli anni, il Ministero della Difesa abbia tentato di sminuire la portata del fenomeno degli UFO, di screditare qualsiasi mezzo di informazione che pubblicasse notizie sugli UFO, e di dipingere chiunque investigasse sugli UFO come uno squilibrato. I documenti includono impressionanti storie di UFO che minacciano direttamente centinaia di vite umane. Tra queste storie, quella di un terrificante incidente verificatosi nel 1995, quando un Boeing 737 diretto all'aeroporto di Manchester si era quasi scontrato con un UFO. Ma fra tutti i dettagli che emergono, forse nessuno è più allarmante della quantità di avvistamenti sulla base di Woodbridge. Secondo molte voci, a Woodbridge sarebbero stati custoditi armamenti nucleari. Credo che il motivo centrale di questi avvistamenti sia la tecnologia. Gli UFO sono interessati ai nostri siti missilistici, ai nostri programmi di armamenti nucleari, alle nostre basi militari. Gli X-Files britannici sono uno scioccante atto di accusa che smaschera la volontà del governo di depistare l'opinione pubblica e sottolineano l'urgenza di fare luce, una volta per tutte, sulla verità. E quel momento potrebbe essere ormai imminente. 16 agosto 2012. Un oggetto volante appare nel cielo di Marte, diretto verso la superficie. Ma non è un UFO. È il rover Curiosity della NASA. La sua missione? Perlustrare la superficie del pianeta rosso in cerca di vita.
Recentemente le ricerche hanno prodotto prove del fatto che un tempo su Marte c'era acqua allo stato liquido. Per gli ufologi questa scoperta ha profonde implicazioni. Sappiamo che l'acqua è un elemento essenziale per lo sviluppo della vita. Sapere che in passato c'è stata acqua allo stato liquido su Marte ci permette di ipotizzare che ci sia stata anche della vita. Tutte le prove in nostro possesso indicano che Marte potrebbe avere ospitato forme di vita in passato e che forse potrebbero essercene ancora oggi. Molti esperti ritengono che dopo la scoperta dell'acqua su Marte, la scoperta della vita aliena non può essere molto lontana. Se la NASA potrà rendere pubbliche le sue scoperte, ben presto avremo rivelazioni più sensazionali che porranno fine a decenni di ipotesi sull'esistenza di forme di vita aliena una volta per tutte. Ma molti esperti invitano alla prudenza. Rivelare tutta la verità potrebbe essere una lama a doppio taglio. Perché la rivelazione dell'esistenza di vita su Marte potrebbe causare il panico sulla Terra? Molte persone preferiscono pensare che noi siamo unici in tutto l'universo. Un cambiamento tale fa molta paura ad alcune persone, alle religioni, ai governi. E quando questi poteri si sentono minacciati, hanno la tendenza a reagire, a lottare per mantenere il controllo. Continuate a seguirci e scoprirete i più grandi segreti dell'universo.